Notate come è assemblata la sessione di back per avere un coinvolgimento completo della schiena. Iniziamo con un esercizio di tirata orizzontale, unilaterale, quindi focus sul grande dorsale, in particolare la sua upper division. Qua da là passiamo a un prime row in cui ci concentriamo un po' più sull'upper back, diciamo, ma la schiena in toto generalmente, perché è bilaterale, l'omero è leggermente più abdotto. Da là passiamo allo stesso lavoro unilaterale singolo per il grand dorsale, però su un arm supinated pull down, quindi un ROM più ampio, una tirata verticale e un focus maggiore per la lower division del grand dorsale. Da qua ripassiamo un esercizio bilaterale con l'omero un po' più abdotto, però un pull down, quindi di nuovo un arco, un ROM più ampio, un diverso resistance profile, una diversa attivazione delle unità motorie. E concluderemo con un T-bar che va a coinvolgere la schiena in toto, quindi ci concentriamo più sull'upper back, ma anche sugli erettori e i lombari. Quindi è una ricostruzione in cui andiamo a targetizzare sostanzialmente ogni possibile angolo del back in un ordine che ci permetta di essere efficienti in ogni singolo esercizio.